Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Nella seduta dell'11 marzo l'Assemblea, dopo aver ricordato il consigliere della quarta legislatura Michele Olivetti, scomparso a Buriasco il 14 gennaio scorso, ha approvato la legge sulla montagna che interessa 532 comuni piemontesi e circa 800.000 abitanti. Con la nuova norma i comuni montani, aggregandosi tra loro, costituiranno le unioni montane per esercitare alcune funzioni tipiche previste dalla legge, dalla tutela del territorio ai servizi scolastici. Daniele Cantore, Nuovo Centrodestra. Il passaggio dalle comunità montane alle unioni montane, un passaggio molto importante non solo di denominazione ma un passaggio di contenuti. Le unioni montane avranno molte deleghe, potranno organizzare in modo diverso i comuni e soprattutto potranno dare una risposta efficace ai cittadini della montagna. Wilmer Ronzani, Partito Democratico. È una buona legge perché individua gli strumenti con i quali fare una politica per la montagna nelle unioni montane, che saranno soggetti che hanno funzioni e competenze in materia di politica di sviluppo per la nostra montagna. La legge, fatto importante, prevede un fondo con il quale assicurare risorse certe alle nuove unioni montane. La quinta commissione ambiente ha deliberato a maggioranza il parere favorevole alla modifica dei confini del parco fluviale del Po nel territorio del comune di Saluggia Vercelli. La commissione cultura ha confermato i criteri per i contributi alle associazioni per l'assegnazione dei fondi. Le origini sotto il regno di Vittorio Emanuele I, 1814-1821, ha aperto il ciclo di conferenze sul tema I Carabinieri dal Regno di Sardegna al Regno d'Italia. Promosso dal Consiglio regionale in collaborazione con la Deputazione Subalpina di Storia Patria, il ciclo è dedicato all'arma in occasione dei 200 anni dalla sua fondazione. Gian Savino Penevidari, presidente della Deputazione Subalpina di Storia Patria. Contiamo di ricordare i momenti salienti e più significativi della vita del prima corpo, poi arma e soprattutto la realizzazione in questo mezzo secolo della loro fama di fedeltà al re e alle istituzioni. Il Consiglio regionale ha avviato una collaborazione con Memoro, la banca della memoria Onlus, e lancia una campagna per raccogliere video testimonianze di uomini e donne che vivono in Piemonte, nati prima del 1950. Se volete raccontare una bella storia del vostro passato o se avete una nonna o un nonno a cui chiedere che lavoro faceva tanti anni fa, com'erano i matrimoni o come si raccoglieva il grano, potete chiamare lo 011 57 57 403 per fare l'intervista. Una storia personale diventerà patrimonio di tutti. Per gli appuntamenti segnaliamo fino al 21 marzo all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale la mostra Rinascita dello Stile, Talento, Estro e Professionalità. L'allestimento è stato curato da allievi ed ex allievi dell'Istituto Superiore Aldo Passoni di Torino, Dipartimento Moda e Costume. Ed è tutto dal Consiglio regionale, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.